motivazioni per le quali noi all'inizio di questa legislatura, la Commissione Pace, Relazioni Internazionali e Solidarietà, abbiamo voluto cambiare un po' la nostra dicitura. Abbiamo voluto fare pace e diritti umani. Perché diritti umani significa che prima di ogni cosa, prima di ogni valutazione soggettiva, prima di ogni ideale, prima di ogni progetto, si pensa alla libertà dell'uomo e della donna. Prima di tutto al diritto della persona alla propria formazione, alla formazione complessiva non solo una cultura generale, ma anche delle proprie idee, e come diritti umani abbiamo il dovere democratico, o comunque un dovere che deve portare alla democrazia, di far sviluppare in ogni individuo un'autonomia di pensiero. All'interno di questa autonomia di pensiero, donne, uomini, bambini si devono poter confrontare e devono poter rimanere liberi, comunque la pensiero di pensare. Quindi non ci devono essere delitti né di Stato, né di partito, né di altro genere, come da gennaio ad oggi, fino anche al 10 di febbraio continueremo a celebrare, che uccidano le persone per uccidere le idee, che uccidano le persone per uccidere il padrone, ma prima ancora di ucciderlo, le uccidono molto di più, umiliandole, denigrandole, personalizzandole, scrivendogli un nome sul corpo, violentandole. Questo vuol dire essere istituzionalmente responsabili e consapevoli che prima della pace vogliamo i diritti umani. Per questo la Commissione Pace, il Palazzo Vecchio, da questa legislatura, è anche la Commissione dei diritti umani, della difesa, la salvaguardia e soprattutto, Bea, come ben dicevate voi ieri sera, i diritti si perdono giorno dopo giorno. Il momento in cui non li abbiamo più, il momento in cui siamo senza diritti è troppo tardi. E non c'è un momento in cui li abbiamo acquisiti se non continuiamo a confermarli. Perché le dittature, tutte le dittature, sono contro il giudizio. Sono la parte peggiore dell'individuo che comunque è in agguato. Quindi alla parte migliore di ciascun individuo, perché ciascun individuo, ciascun idea, le parti migliori, spetta il dovere a tutti i livelli, e qui siamo in comune importante Firenze nella storia su questo tema, per l'umanità vuole dire molto. Ecco, in tutti i momenti noi dobbiamo pensare, prima ancora di avere un avversario, di avere un soggetto umano davanti a noi che ha il diritto di pensarla a modo suo, e con questo suo modo di pensare ci dobbiamo confrontare. La storia ci insegna, e Bea è qui testimone incredibile, non so se è stato un caso, ma una simbologia incredibile che solo 7 anni fa, proprio il 5 di febbraio, Fausto Bertinotti a Buenos Aires ti consegnò la medaglia di Commendatore della Repubblica Italiana che Giorgio Napolitano ti aveva dato come riconoscimento, letto testualmente, di una persona e di tutti donne e uomini che sono fortemente lottato per la verità, queste le parole chiave, vero? La giustizia, la memoria, la verità, la giustizia e la memoria, non gli schieramenti, non la verità, la giustizia e la memoria di crimini di lesa umanità avvenuti durante la dittatura argentina. E qui si entra in un tema che molti di voi sanno benissimo: il cambiamento che l'Argentina ha fatto e come sta recuperando, insieme anche l'Uruguay, abbiamo qui davanti a Anna Milazzo, abbiamo ascoltato anche la sua testimonianza per l'Uruguay, che lei è una personale testimonianza. Noi siamo qui non solo per dare un gigliino a Bea e il comune di Firenze riconosce, siamo qui per dire che da domani, da ora, da subito ci si impegna sempre di più perché non avvengano crimini di lesa umanità. Crimini di lesa umanità. Bea Vigena aveva 11 anni, nata a Milano, andava a scuola, era brava. Le leggi razziali la respingono, non può più studiare.
una persona giusta, e poi riprenderemo anche con Bianca, che a volte ha parlato del tema dei giusti, una persona giusta, la sua maestra, andò a casa e gli disse: non mandatela più a scuola perché voglio leggere. Ringrazio Sara Cinalli, presidente della comunità ebraica, perché proprio per dovessi ringraziarla, Vera, vai in Argentina, si sposa, fa una figlia. Questa figlia nel secondo anno, nel secondo ciclo di superiori, fa come si è fatto quasi tutti noi. Studiava i volantini, faceva le assemblee, faceva le manifestazioni. Franca, viene arrestata. Viene sequestrata. La madre, la famiglia, non ha di lei notizie per moltissimi anni, ma non si ferma. Lei non porta il cappello come me, ma il fazzoletto bianco, che tutti sappiamo cosa significa, se lo mette ogni volta che parla di Franca, che ha finito. Allora, dopo tanti anni, dopo un'estenuante ricerca, ha saputo che la figlia non era in tutti quei posti dove avrebbe detto di andare a cercare, quella ragazza giovane, chissà dove è andata, l'hanno mandata, starà facendo un mestiere, sarà lontana. No. Con un volo della morte era finita nell'oceano. Una donna di 86 anni, che a 10 anni ha vissuto una delle più grandi tragedie del XX secolo, le persecuzioni razziali, in Italia, e che invece pochi anni dopo ha vissuto un'altra persecuzione del secolo, il sequestro di una figlia di 18 anni, della quale apprende solo 20 anni dopo, che non era solo il sequestro, ma che è stata la sua morte dopo torture e violenze. Quindi stare questa mattina un po' di tempo con Vera, ascoltare Vera, ascoltare storie che Vera racconta, non è solo verità, giustizia, memoria, ma è impegno. Esatto. È impegno per l'umanità. È perché quando si stanno in un altro posto non si fa per questo, ma qui si fa per fare politica istituzionale. Impegno che un'amministrazione comunale come Firenze assume perché gli esseri umani non debbano soffrire e patire. Noi poi c'è una richiesta che chiedo ai colleghi di accogliere un atto che faremo prima possibile e presentarla in consiglio comunale, una richiesta semplice, quasi banale rispetto alla fedeltà umana, però simbolica, come simbolico è il suo parlare del silenzio. E chiederei a Vera di cominciare il suo racconto proprio parlando del silenzio. Grazie. Allora,